Cari amici, oggi non vogliamo fare delle eresie. Tuttavia, se dobbiamo parlare di manipolazione, la prima forma di manipolazione la presenta questa religione. Infatti, voi vedete, ecco. Isi, quella si chiama Isi, non la Madonna. Vabbè, Isi. Questa è un'altra questione. Appunto, già dal nome, è Isi invece di Madonna. Che non è la cantante, eh? Allora, lo facciamo vedere di nuovo, perché a chi ci potesse accusare di essere, come dire, anticristiani per principio, non è una questione di principio, lo vogliamo far vedere. È anche una questione di titoli, no? Se uno scrive 365 giorni con Maria, vuol dire che dietro c'è un atteggiamento mistificatorio. Ne parlo perché, oltretutto, ieri pomeriggio ho avuto il piacere, veramente la soddisfazione intellettuale, di seguire una trasmissione che voi, chiunque di voi può vedere, ma può vedere anche quello che hanno detto ieri, che si chiama Alla ricerca del ramo d'oro. Vengono intervistate, per chi non lo sa, autori e autrici di libri importanti, possibilmente universitari. E ieri si è parlato di streghe, finalmente. E hanno detto una infinità di cose interessantissime. Intanto hanno dovuto riconoscere che la caccia alle streghe è stata fatta dal potere per funzioni esclusivamente di potere. Politica. Politico. Che poi hanno sacrificato un'infinità di povera gente. L'altra cosa che è veramente interessante è che hanno anche detto che questa caccia alle streghe, in un modo o nell'altro, viene a identificarsi con periodi di pandemie e di cambiamenti di clima. Quindi anche lì noi capiamo perfettamente quali sono le operazioni di costrizione da parte di chi gestisce il potere, legata appunto all'invenzione della pandemia. Quando non c'è la pandemia, dopo ne parlo. Sì, dell'invenzione della pandemia, sì. O del terrore, dell'induzione, sì, alle azioni incongruenti. Incongruenti, ecco, non mi veniva la parola. Allora, la cosa importante è questa. Esistono nella storia umana delle pandemie. Tantissime. Ma ce ne sono tante, che hanno provocato un numero infinito di morti. Ma selezione della specie avviene così. Chi sopravvive a una pestilenza, chi sopravvive a un vaiolo, chi sopravvive a un'epidemia di qualunque genere, vuol dire che è immunizzato e i suoi geni poi vengono trasmessi alle generazioni future. Ma io volevo dire un'altra cosa, per portare alla riflessione i nostri amici, che almeno i nostri amici devono essere chiaramente edotti su questi concetti. Noi abbiamo avuto nella storia tante pandemie, come ripeto, alcune dei quali studiate da grandissimi studiosi, ad esempio uno di questi è stato Cipolla, il professor Cipolla, che ha fatto parecchi libretti, anche piccoli, dedicati appunto alle pandemie e al comportamento umano. Abbiamo già detto altre volte che il grande Manzoni non è grande per aver scritto delle opere immense, ma è grande. Adelchi, non viene mai ricordato. Adelchi, e perché non viene mai ricordato? Perché rompeva il cazzo un personaggio come Adelchi. Ma non è Adelchi. L'immaginario collettivo era Adelchi. Non è Adelchi tanto il più importante in questo caso. È il padre Desiderio, che era grande capo re Longobardo. Dei Longobardi,
e fu abbattuto dai franchi. Ma marito di? No, marito no. È il stato... padre, marito di? No. Desiderio, marito di? No. Vabbè. È stato... no. Adelaide di Burgundia, ah, per sì, Dio. Vabbè, no, dai, l'abbiamo già pensavo, detto tante volte. Volevi dire un'altra cosa, vabbè, non volevo dire un'altra cosa. La grande regina, dove c'è un re c'è una grande regina sempre, perché da solo l'uomo non può niente. È Carlo Magno, io pensavo che tu ti riferissi a Carlo Magno, no. Che aveva sposato Ermengarda, certo. La figlia di Desiderio, certo. E la sorella di Adelchi, certo. Prima però di calare in Italia su invito, su richiesta, no, invito, proprio richiesta, datemi una mano, esattamente, del buon Papa, ad alcuni li chiama, a altri cerca di non farli scendere, e Ermengarda fu ripudiata dal re. La discesa in Italia di Carlo V, Carlo VIII, scusa, di Francia. Beh, i vari Carli sono Carlo arrivati. VIII di Francia, ecco. I vari Carli sono arrivati, alcuni dei quali, e ricordo che Carlo, stavo per dire di Valois, ma non era di Valois, Carlo d'Anjou. D'Anjou, certo. D'Anjou. Si attaccò Firenze, attaccò la Repubblica Pier di Firenze. Capponi. Ma Pier Capponi ondeggiava molto. Sì, sì, sì. Ma lo attaccò per andare sempre dalle parti della Sicilia e combattere i rigurgiti ghibellini contro la Chiesa, che, come ho già detto tante volte, è sempre stata interessata al controllo della Sicilia. Diciamo tutte queste cose perché appunto ci sono degli aspetti che sono legati all'utilizzo e alla modalità di comportamento delle religioni, così come anche di recente gli atteggiamenti molto sotterranei del Sacro Scoglio relativamente alla guerra che l'Occidente porta nei confronti degli eredi dei grandi zar di Russia. Romanov. Che significa Romanov? È una famiglia che... Di Roma. No, la nuova Roma. La nuova Roma, certo. Allora, una dinastia come questa può essere piaciuta agli eredi dei grandi mercanti di moneta? Penso proprio di no. Vedi che dopo ne parliamo, tutto ritorna. E quindi quando uccisero i Romanov erano ben contenti di farlo. Allora pare che Anastasia si sia salvata, c'è sempre stata. No, hanno raccontato tutte queste cose, speriamo che sia così. E allora, nell'ambito del racconto come dire, epico, immaginario, che ha, che intende copiazzare il mito di Odisseo, ma in realtà non lo fa. Ma anche di Prometeo, anche di Prometeo. Certo, tutti questi miti sono realistici, è questo mito qui, vedi, è questo mito qui che è falso. Infatti l'autore parla... Tale Laurent Guénot parla dell'impero della menzogna. Leggiamo alcune frasi. Si chiama impero della menzogna e si può ravvisare perfettamente in questo concetto perché sono state messe in atto tutte le varie procedure della scuola di Francoforte nella metacomunicazione. Esattamente. E nella psicanalisi, ovviamente. È l'emblema di quello che può essere un mondo unitario della cosiddetta della grande, come si dice, della grande realtà nella realtà, aspetta,
nella mega realtà. Esatto, meta realtà. Meta realtà. Ed è la volontà, diciamo, non più occultata della grande finanza internazionale che vuole il nuovo ordine mondiale. Esattamente. Un unico unicum, e poi ne parliamo. Scrive Laurent Guénon: solo gli eroi dei miti e racconti possono viaggiare fisicamente negli inferi e tornare vivi. L'altro mondo viene quindi rappresentato come un paese lontano, inaccessibile ai comuni mortali. In alcune tradizioni asiatiche, come The Tale of Princess Kaguya, la luna gioca questo ruolo. È importantissima la luna in questo ruolo. E ricordiamoci sempre... Ricordiamoci che le maree esistono perché esiste la luna. Esatto. Con tutto quello che ne consegue, anche per la nascita della vita nell'acqua, nel brodo originario. Perché se noi facessimo e conteggiassimo il calendario sulla base delle lune, sarebbe come molto era più... fino a circa 3.000 anni fa, 4.000 anni fa. Sarebbe molto più vicino alla verità. Certo, perché il mese di 29 giorni era già perfetto, senza suddividerlo in 365 giorni l'anno, con l'aggiunta di un quarto di giorno. Non solo, ma ricordiamoci sempre... qual è il ciclo femminile? Certo, era basato su quello, cioè attorno al 20.000 avanti Cristo, all'insorgere dell'ultima glaciazione, avevano già preso come metro di misura del tempo le mestruazioni femminili. E questo per me è importantissimo. C'è una Era una società matrilineare all'epoca. Oltretutto. C'era una coincidenza tra il ciclo femminile e il ciclo della luna, tant'è vero che è supportato dal ciclo lunare, quello della donna. Esattamente, tant'è vero che la luna è stata sempre simboleggiata come divinità femminea. Certo, Selene. Proseguiamo. Selene. La luna gioca questo ruolo, questo non è il caso in Occidente, tuttavia a livello archetipico un viaggio sulla luna è un'impresa soprannaturale di dimensione mitologica, e qui ricordiamo, e noi sappiamo anche perché è impossibile, il grande Cyrano de Bergerac, al quale poi si è ispirato un grande commediografo francese, Edmond Rostand, che appunto aveva raccontato il suo viaggio sulla Luna, e siamo nel 1600. Questo rende gli astronauti dell'Apollo uguali agli antichi semidei. E questa aura ha illuminato gli Stati Uniti nel loro insieme. Ah, cazzo, sono andati sulla Luna. Non hanno soltanto combattuto terra terra, gamba gamba, e il tentativo europeo di sganciarsi dal potere finanziario mondiale, ma sono... anche... Ricordiamo che di quegli anni lì, del 1967, 68, 69, parliamo di rivoluzione mancata francese, quella del 68, sì. e soprattutto dell'inserimento nel contesto conflittuale fra Charles de Gaulle e Nixon. Esattamente, diciamo che è stato un contesto, un contesto monetario molto importante, perché hanno creato il degollismo, hanno creato De Gaulle, hanno facilitato la Repubblica, no? Sì, era. Hanno facilitato De Gaulle, pensando che siccome De Gaulle aveva partecipato contro la Francia alle operazioni belliche anglo-americane, sarebbe stato favorevole all'America, invece no, perché De Gaulle era un militare. Nazionalista, era un nazionalista. Era super nazionalista. Con tutti i positivi e i negativi della sua essenza. Né più né meno che Pétain, per essere stato capo di un governo che nei fatti, ma era stato nominato dal popolo Pétain, andatelo a vedere, cari amici. L'hanno fatto vedere anche lui. Certo,
aveva... rompeva il cazzo, c'aveva troppi segreti da svelare. Sì, vabbè, è il problema. Hanno anche fatto fuori l'ammiraglio Darlan. Ah, certo. Quindi qui che aveva salvato la flotta a sì. Tunisi, mi pare, se mi ricordo sì. Bene. Esatto. No, quello che gli inglesi poi gli hanno fondato. Certo. E che nessuno dice. No, no, ma perché gli inglesi... Hanno rotto il cazzo gli inglesi, ai francesi e agli italiani. Gli come italiani sempre. Hanno fatto smobilitare la flotta, l'hanno fatta regalare sì. Come rimborso spese per esatto. I danni di guerra alla Russia, alla Turchia, dove il cazzo era, non mi ricordo manco più, alla Grecia e così via. Anche alla Russia, tanto è vero che un alla gruppo Russia, Dante. Di giovani neofascisti si erano mobilitati no? Per far sompare la famosa, la gemella di quella che poi c'era. Era la Roma, no? No, era la Roma è stata fondata dai tedeschi. No, la Roma, scusa. Vittorio Veneto forse. Ecco. No, signore. La gemella della Vespucci. Ah, sì, la nave scuola. No, io dicevo invece gli hanno regalato le navi buone, cioè quelle sì. Che erano ancora, che potevano la ancora... La Roma era precedente, il precedente nome della Roma era la Littorio. Sì. Quando la Roma salpò dalla Spezia, non si sa bene se perché per andare a contrastare la flotta anglo-americana o per consegnarsi... Fu affondata da una bomba. Se mi ricordo bene, la flotta ha navigato per un bel pezzo nel Tirreno per poi raggiungere un porto in Sardegna, no. dove no, fare no. Le trattative, cioè no. toglierla dal rischio di bombardamenti tedeschi e altro, e per salvare la flotta per poi poterla rendere come sì. Rimborso spese. Esattamente, diciamo così, si arrese a Malta, io lo so. Ah sì. A Malta, perché uno degli ufficiali imbarcati su una di queste navi era il mio consuocero, quindi praticamente so tutto. E mi ha raccontato anche le vicende della Roma, che prima si chiamava Littorio. Era il gioiello della Marina italiana. Allora, andiamo avanti. Tale era il significato degli sbarchi sulla Luna. Fu il racconto fondante di una nuova religione che elevò gli Stati Uniti allo status di nazione messianica, spingendo l'umanità verso un luminoso futuro tecnologico. Il discorso del presidente Nixon, trasmesso mentre il modulo dell'Apollo 11 si dirigeva verso la Luna, invitava l'umanità a partecipare a questo nuovo culto universale. Attenzione, questi sono elementi fondamentali per riuscire a capire in quelle mentalità pseudo o sostanzialmente religiosa in cui fanno vivere l'umanità di oggi. L'Apollo 11 è in viaggio verso la Luna. Ma pensate alla mistificazione. Ma pensate l'impegno, i soldi spesi per questa mistificazione. Trasporta tre coraggiosi. Li poteva anche chiamare Argonauti. Sì, a Miami, dove c'è il campo base dove lanciano sì, i lanciatori, come cazzo si chiama? Ecco. Kennedy... In Florida, vabbè, adesso mi ricordo, in Florida c'è questa base, Cap Canaveral. Canaveral. Dove hanno sperimentato le prime bombe atomiche. Esatto. No, no. Nel deserto... Nel deserto dell'Arizona. Nel deserto dell'Arizona. Non mi ricordo... Ai due confini, sì. Nell'est e nell'ovest. Non c'entra niente, appunto. Sì, vabbè. Però volevo dire, oddio, ho perso il filo, volevo intervenire a dire qualcosa. Ah, lì, in quella occasione del 1967-68, quando ci fu il cosiddetto sbarco sulla Luna, in quella base di Cape Canaveral c'erano circa 200 e più giornalisti televisivi che trasmettevano in giro per il mondo l'immagine di questa pseudo conquista. C'era anche mio zio. Ah, c'era anche tuo zio, giustamente. C'era... Il padre di quello che adesso fa, segue le orme in televisione di divulgatore scientifico. Come si chiama? Ah, tu padre, c'era anche lui? Era giovanissimo. Immagino. Era uno il più importante inviato speciale. Come si chiamava? Quello che è morto qualche
anno fa, 93 anni. Sì, lui e il figlio hanno seguitato questa corrente, ci hanno campato una vita con quella missione che hanno fatto sulla Luna. Mio zio comunque era inviato speciale del Corriere della Sera, mi ha raccontato tutto. C'era Orlando che faceva l'inviato Vittorio speciale. Emanuele Orlando. No. Ma quale Vittorio Emanuele Orlando? Orlando il giornalista. Sì, un beone che non finiva mai, l'ho conosciuto. Un ubriaco dalla mattina alla sera. Sì. Che vabbè, dai. C'era quel modo strascinato di dialogare che rimaneva impresso. Allora, l'ho conosciuto anche abbastanza bene. Allora, proseguiamo. Aveva una pagina su Epoca. Sì, anche. E io gli scrissi a lui, dicendogli che scriveva delle cazzate. Mi rispose in questa sua pagina, e questa la sua risposta fu letta da moltissimi miei amici. Vabbè, proseguiamo. Piero Angela. Piero Angela, bravo. Piero e Alberto Angela. Sì, sì. Una dinastia. Una dinastia di angeli. Che dicono anche una marea di cazzate, fra l'altro. Un angelo Hanno cominciato dicendo una cazzata, sì, e hanno seguitato su quella strada. È perché erano accreditati. Sì. Il COCIP, una cosa del genere, è una struttura informatica messa in piedi da Alberto Angela, dove c'è un cretino che non mi ricordo più come si chiama, il quale ha detto che le cose che diciamo noi sono cazzate, però ci fa piacere che ci hanno comunque notato. Ecco, questo è importante. Allora, già essere accreditati come antagonisti o nemici è un grande onore. Vuol esattamente dire, non sei una nullità, ecco. Sì. C'era una frase molto bella detta CICAP. Si chiama CICAP, andate a vedere e no, dice il di me. CICAP non è proprio farina del loro sacco, ma è un'organizzazione di coglioni. Esatto. Che si basano su, dicono loro, le evidenze, no? Le evidenze. Allora io mi sono trovato, allora diciamolo, visto che siamo qui, stiamo a chiacchierare con gli amici, diciamo le cose. Fui invitato una volta da una mia amica che invece non era scema ed era una notissima scrittrice. La conosco? Sì, l'hai conosciuta? No, l'hai conosciuta nel senso che è un nome che è girato moltissimo, ha scritto molti libri. E lei presentava all'epoca un giovane fisico appartenente a questo CICAP. Questo giovane studioso, che diceva di essersi appena laureato in fisica, disse: noi fisici ci basiamo sui fatti. Perché io dissi: quali fatti? Idiota proprio. Ci sono queste teste di cazzo anche in quelli laureati in fisica, sono quelli che imparano a memoria le formulette. A questi uno gli si dovrebbe dire: ma tu conosci tutti gli aspetti della metamorfosi della natura per dire questo è buono e questo è cattivo? Viviamo in un mondo in cui di certo non c'è niente. Ma non c'è mai stato niente. Non c'è mai. Chi conosce il mondo sa la che di certo non c'è niente. La percezione della realtà che ognuno di noi ha, e già questo la dice lunga, è diversa ed unica dall'uno all'altro. Non esiste una, diciamo, rappresentazione sensoriale della realtà che ci circonda, figuriamoci quella che sta a 400.000 chilometri da qua. E quindi, per esempio, i cari signori che andavano raccontando che erano... ci dovrebbero spiegare come cazzo hanno fatto a sorpassare la fascia di Van Allen. Sì, come cazzo hanno fatto ad andare via indenni e a ritornare indenni con la navicella senza manco un buco. No, ma c'è stata una trasmissione di qualche anno fa in cui davano un sacco di soldi a chi rispondeva a tono, ed era, come sempre, anche adesso, gestita da Gerry Scotti. La domanda che fece... Che è una persona un po' più intelligente di Alberto Angela. No, più intelligente, però ha fatto una domanda bellissima. All'ultimo dice: che cosa ha lasciato scritto l'ultimo che è partito dalla Luna? E lui ha detto una frase, io avrei detto: fesso chi legge. Invece questo si è vinto un fracasso di soldi. Allora, la persona intelligente che assiste a queste cose
può capire, cioè, ma se danno un fracasso di soldi, mi pare 1 milione di euro. Dopo faccio un intervento, sì, che spiega tutte queste cose qua, andando alla radice dell'interpretazione, esatto, concettuale. Esatto, di leggere questo, poi parli tu. Ma il fatto che abbiano dato tutti questi soldi non vi dice che è fatto apposta per far accettare quella tesi? Teste di cazzo. Io avrei scritto appunto, fesso chi legge, l'ultimo che ha lasciato, capito, la luna. Vabbè, era molto bello. Quante lune, non parlatemi, guarda, di luna, per favore. C'erano i romani. Cantate da Natalino Otto. C'erano i romani che nel loro stoicismo, diciamo proprio viscerale, parlo della Roma della Repubblica, la Repubblica di Roma, erano pronti a fare quello che ha fatto, ti ricordi come si chiamava, uno dei congiurati contro chi? L'arrivo degli Etruschi di Chiusi, che avevano messo sotto assedio Roma. Quando Coriolano? No. Quando i romani cacciarono Tarquinio, sì, il Superbo, sì, ci fu un momento di lotta politica, sì, diciamo temporanea, che non si sapeva bene chi doveva, diciamo, quello che ha messo la mano sul fuoco. Ricoprire Muccio Scevola. No, cioè, non era so. Coclite, no. Muzio Scevola, sì, bravo, hai ragione. Oh, Coclite, ecco, era quello che difese Muzio Ponte Milvio. Allora arrivo lì. Diciamo, rappresentando il contesto, c'era l'assedio a Roma da parte del re di Chiusi, Porsenna, no? C'era, sì, Porsenna che aveva messo sotto assedio Roma, erano già, sì, vari mesi che stavano assediando, e allora i giovani di Roma, allora già erano adulti a 16 anni, la maggiore età si raggiungeva, mi pare che fosse giusto, a 16 anni, perché erano già l'età seconda riproduttiva, che era già, potevano già sostenere una famiglia. Oggi sono coglioni a 30 anni. No, anche a 40. Sì. Anche a 40. Lo leggeremo, dai, lo leggeremo. Allora, in questo contesto, fammi fare un attimo, sì, finire, sì, la, sì, frase. In questo contesto, lo stoicismo dei romani si è manifestato appunto tramite Muzio Scevola, che attentò. No, aspetta, che a seguito di una, di una risma, diciamo con una risma, hanno fatto il tiro a chi andava a portare la morte, a morte, l'attentato a, appunto, a Porsenna e fu scelto lui, capitò a lui, perché lui non si era scelto, e per dire, per far capire la loro mentalità qual era, molto diversa di quella di Piero Angela, del Cicca, eccetera, che cosa hanno fatto? Hanno fatto qualcosa di estremamente tangibile, cioè lui andò nell'attendamento, nel campo di Porsenna, durante la notte, entrò nella tenda di Porsenna, poi col buio aveva ammazzato un altro, e non Porsenna, lui, non, lui, non lui, per cui fu immediatamente catturato e siccome però Porsenna era un valoroso, estimava i beaux gestes, che cosa decise? Decise di lasciarlo libero, dicendo: perché tu sei un coraggioso e hai tentato l'impossibile, e io ti voglio riconoscere questo, esatto, merito, questo vantaggio. E lui, il nostro cielo, disse: no, non è vero un cazzo, e mise il braccio sul braciere, facendoselo bruciare stoicamente, perché disse: no, io devo essere condannato non perché ho attentato la tua vita, ma perché non ci sono riuscito. Ed è lì la grandezza dei romani, tutto raccolto in questo concetto, cioè io mi pongo personalmente a disposizione della pena, anche se quella pena tu me l'hai sollevata, ma io intrinsecamente la so e me la porterò sempre con me, e quindi la devo emancipare, la devo in qualche modo, diciamo, condurre fuori dall'obbligo, dal concetto dell'obbligo. E viceversa, questi signori qua della scuola di Francoforte e tutto il successivo stanno portando e hanno portato e porteranno sempre di non più, non a caso questa come si dice, non irresponsabilità dell'individuo umano. L'individuo umano è responsabile in ogni istante
dell'errore che fa o del vantaggio che produce a sé e agli altri. Tutti trasformati in semi-uomini. Sì. Ma come adesso, dimostra il caso eclatante di quei teste di cazzo che hanno ammazzato quel bambino di 5 anni. Bravissimo! Lo volevo portare come esempio. Allora, andiamo per gradi. Allora, è finito, devi andare. No, io devo finire di leggere. Vai, vai. Poi dopo seguiamo su questa routine. Sì. In alcune tradizioni asiatiche, come in The Tale of Princess Kaguya, la luna gioca questo ruolo. Ah, di la traduzione in italiano. The Tale, il racconto della principessa Kaguya. No, Tale, The Tale, Tale. Il racconto, la storia. Esatto. La vicenda. Bravo, la vicenda. Questo non è il caso in Occidente, tuttavia a livello archetipico... Sai perché? Perché te significa anche profilo. Sì, esattamente. Profilo è la stessa cosa. Certo. Il profilo è una storia. Esatto. A livello archetipico, un viaggio sulla Luna è un'impresa soprannaturale di dimensione mitologica. E infatti a Nixon gliel'hanno fatta pagare comunque, no? Certo. Questo rende gli astronauti dell'Apollo uguali agli antichi semidei. L'abbiamo detto. E questa aura ha illuminato gli Stati Uniti nel loro insieme. Tale era il significato degli sbarchi sulla Luna. Fu il racconto fondante di una nuova religione che elevò gli Stati Uniti allo status di nazione messianica, spingendo l'umanità verso un luminoso futuro tecnologico. Il discorso del presidente Nixon, trasmesso mentre il modulo dell'Apollo 11 si dirigeva verso la Luna, invitava l'umanità a partecipare a questo nuovo culto universale. L'Apollo 11 è il viaggio verso la Luna. Trasporta... È il senso del viaggio in generale, ne abbiamo parlato tante volte. Certo. È il viaggio, come concetto, di Omero, il viaggio di Ulisse. Il viaggio di Ulisse, certo. È il viaggio degli Argonauti. Certo. Il viaggio di Colombo, viva Dio, e di Magellano. Trasporta tre coraggiosi astronauti. Porta anche le speranze e le preghiere di centinaia di milioni di persone qui sulla Terra, per le quali questo primo passo sulla Luna sarà un momento di dramma trascendente. Parole di Nixon. Mai prima d'ora l'uomo si era imbarcato in un'avventura così epica. Ma guarda un po'. Mentre gli astronauti vanno dove l'uomo non è mai andato, no? E io ti avevo detto che fesso chi legge, e poi magari lì ci avrebbero trovato. Faccio presente una cosa di cui anche gli obiettori non hanno mai parlato. Allora, tu lo sai, un lanciatore Titan, quanti tonnellate o centinaia di tonnellate o migliaia di tonnellate di combustibile solido c'ha dentro di sé? Non lo so. Te lo dico io, attorno a 50.000 tonnellate di propellente solido. Sì. Allora, è vero che la Luna c'ha un'attrazione che è 4 volte di meno, esatto, di quella terrestre, ma come cazzo hanno fatto a portare 20.000 tonnellate di combustibile solido per ripartire dalla Luna? Cazzo, ma io, due domande semplici. Ma il mito è l'importanza, giustamente, ci sono stati fortunatamente, disgraziatamente direi, soltanto nel XX secolo ci sono stati dei grandi studiosi che hanno affrontato il problema del mito, il ruolo e la funzione del mito. Soltanto nel anche Guicciardini e altri hanno portato avanti il discorso del principe, del superuomo. Sì, sì, ma non del mito. Il mito l'hanno del gestito principe, i preti fino ad oggi, per loro, per il mito gesuitico, di per i laici, no, per i laici il mito è stato gestito dai preti fino ad oggi, e i laici si sono sempre tirati indietro. Gli unici laici che hanno usato, basandosi però sulla scuola di Francoforte, Gilgamesh, che cazzo dici? Gilgamesh. Gilgamesh, è un mito religioso, Cristo. È un mito religioso, non laico, attenzione. Ma no, che cazzo di... Lui, Gilgamesh, è un semidio, ma non è un mito religioso comunque. Vabbè. E lì l'Italia
Perché l'Italia è grande? Perché è l'unico paese dove c'è lo scontro vero e reale tra la clericità, che è quella che comanda in assoluto oggi il in Italia. Il misticismo, diciamo. E non è misticismo, è clero, cioè classe dirigente di preti che soggioga i popoli. Tu dici burocrazia vaticana? Non è burocrazia, sono preti, nelle loro formulazioni, che invitano il cittadino a credere a quello che dicono loro in nome di astratte religioni. Ah, questo. Sì. Non a caso, e voglio ricordarlo perché è importante, tu me l'hai ricordato adesso, alla Storta, vicinissimo a qui, Piazza della Visione, c'è stata una visione e ci hanno fatto una cappella, noi siamo andati più di una volta. Come no? Chi ha avuto questa visione? Inigo de Loyola. Oh, ma vicino alla Storta che cosa c'è? La Radio Vaticana. A parte che c'è la radio, e non è un caso, ma vicino alla Radio Vaticana che cosa c'è? Boh, che ne so, tante cose. La Radio Vaticana, ricordiamocelo sempre, è coperta dalla radio della NATO, ricordiamocelo sempre. La radio della NATO sta lì per coprire il ruolo della Radio Vaticana. La stazione di Radio Vaticana è stata fatta dal Marchese... Del Grillo. No, Marchese, l'inventore della radio, quello italo-inglese, che passa perché la madre è inglese. Esatto. E mio quasi concittadino, diciamolo. Porca miseria, sulle colline bolognesi. Alessandro Marconi. Ecco, È Alessandro? Alessandro Marconi. No, non è il nome Alessandro. Guglielmo. Ah, Guglielmo Marconi. Scusa. Guglielmo Marconi, ecco. Perché allora, torniamo a noi. Guglielmo Marconi progettò e installò questa Radio Vaticana, che in quel momento era la più potente radio al mondo. Ma anche oggi? Oggi no. Ma a onde radio forse è ancora la più grande stazione radio mondiale. Così come il Sacro Scoglio ha il numero massimo di rappresentanti apostolici, apostolici. Esattamente, nel mondo. Ma molti, molti più della stessa Stati Uniti. Apostolato. Esatto, solo per apostolato. Tant'è vero che si diceva, pochi anni fa... C'hanno 202 apostoli, messi apostolici. Che quando, tempo fa, si diceva, quando venivano nominati come messi apostolici, come nunzi apostolici... Annunzi. Sì, in alcune aree, in sostituzione di altri... Sì, perché annunciano la dieta novella. Esattamente. Correva voce di nascondere i bambini. Vabbè, proseguiamo. Tanto per non parlare di quella povera ragazza di cui non si sa nulla. L'uomo non è mai andato, mentre te... mentre tentano ciò che l'uomo non ha mai fatto. Noi sulla Luna vorremmo, come un solo popolo, essere con loro nello spirito. Condividi la gloria e la meraviglia e sostienili con preghiere affinché tutti stiano bene. Ma a chi doveva? Alle preghiere a chi? Alla dea Selene, ben inteso, no? Oh, ricordiamoci che durante la epopea cosiddetta della conquista della Luna, in quello stesso periodo gli Stati Uniti avevano necessità di rifarsi il maquillage, certo, di fronte all'affronto che un paese nullo come il Vietnam del Nord gli stava facendo il culo militarmente in giro per la penisola lui. Vietnamita. E quindi serviva un'immagine inarrestabile a livello mondiale. Una volta che Neil Armstrong e Buzz Aldrin ebbero messo piede sulla Luna, lo stesso Nixon realizzò la telefonata più storica mai realizzata dalla Casa Bianca. Recuperando così parte del loro potere soprannaturale,
di comunicazione con l'oltre, l'oltre. L'oltretomba. Ma chi fa l'angelo, fa la bestia o il demonio, come sottolinea lo scettico ricercatore tedesco Gerhard Wisniewski in One Small Step, The Great Moon Ox. Un piccolo gradino, com'è? Step, una piccola tappa. Un piccolo gradino. Una piccola tappa. The Great Moon Ox. La bufala della grande bufala della luna. E la lotta, the race. Sì. To dominate Earth from space. Sì. Di dominare la Terra attraverso lo spazio. Sì. Ora attenzione signori, qui c'è qualcosa. Non ci sono riusciti dalla luna, ci riescono dalla ionosfera. Sì, c'è qualcosa di vero. Perché a tutt'oggi si continuano a mandare da tutte le parti del mondo strani razzi a certi livelli, dicendo che vogliono tutto. Pare che ci siano 200.000 corpi celesti, esatto, artificiali che girano, esatto, sopra la testa. E c'è stato un grande romanzo di Ballard. Ah beh, un grande romanzo grande di Ballard, Ballard, per carità, il quale scrisse un questo, grande scrittore di fantascienza questo, e anche scienziato di fantascienza, il quale a me è piaciuto molto. Tra tutti gli scrittori di fantascienza, Ballard è quello che è piaciuto, sì, di più. Anche, beh, non, è il più profondo. Di quelli di più. È sì, il più profondo. Sì, sì. E ce l'ha a morte coi preti. E lui scrisse un romanzo in cui diceva che tutti i preti cristiano romani, certo, ha scritto un bel libro di cui non mi ricordo più, anzi ne ha scritti due, sul Vaticano. Uno tanti anni fa, un 60-70 anni fa, bellissimo. In cui, non li ricordo. Sì, bellissimo, in cui racconta la vicenda umana affogata, immersa nella realtà romana del decadentismo dell'impero, attorno al 550, nel periodo delle lotte greco-bizantine. E un altro invece in cui... Mi confondo, è questa, sì. L'altro è invece un altro scrittore che addirittura incredibilmente, senti che succede, non so se già te l'ho detto o meno. Allora, io nel 2005 ho letto questo libro, mi ricordo bene la questione perché è una cosa che adesso sentirai, è veramente incredibile, diciamo, inaccettabile quasi direi, confutabile. So che è successo. Nel 2005 scrivo un libro, leggo un libro che era stato scritto nel 95. Ne abbiamo già parlato, anche gli amici. Comunque, dai. Insomma, nel 95, quindi, riportano dei fatti avvenuti prima del 95. E parlano poi, però, di fatti anche successivi al 2005, al 95, e anche successivi al 2005, in cui risulta un certo Benedetto XVI, a capo della Chiesa romana, di uno che scrive questa cosa nel 1995, esatto, quando XVI viene eletto nel 2007, 2008, certo, non mi ricordo neanche più. Cioè, questo per dire che ha l'immaginazione, la previsione, la capacità intuitiva immaginato che veniva eletto al soglio papale un Benedetto XVI. Ecco, quando, non solo Benedetto XVI, ma parla anche di un Francesco I, cosa che non era mai successa prima, appunto essendo Francesco I, nessuno poteva immaginare che veniva eletto un gesuita brasiliano, italo-brasiliano, che aveva avuto a che fare con la legge brasiliana, anche condannata, cioè tutte queste cose qua. Quando io ho letto argentino, non brasiliano, argentino, scusa, quando ho capito, ho letto queste cose qui, sono rimasto sbalordito. Cioè, mai avrei potuto immaginare che un giorno mi sarebbe successa una cosa del genere. E non è successa solo a me, è successa a tutti quelli che hanno letto il libro. Che adesso non, esatto, il libro era, il libro parlava di un esperimento, di un grande botto fatto nel ciclotrone di Ginevra,
in cui avveniva un arresto temporaneo del tempo, sì, di qualche secondo, di un minuto, due minuti, una frazione di secondo. E questa cosa qui poi aveva comportato la mutazione probabilmente del paradigma di riferimento, sì, della dimensione addirittura, del passaggio da una dimensione all'altra, per cui fra dimensioni confinanti, per cui praticamente questo che scrive queste cose qui in qualche modo giustifica pure questa cosa sua, cioè dà anche una motivazione del come sia possibile arrivare a queste conclusioni di evidenza storica, personale ma anche storica, cioè di una previsione temporale di qualcosa che è sicuramente avvenuto probabilmente. Noi non ce ne siamo accorti, ma qualcosa potrebbe essere anche avvenuto. Certo, persone, eh? Di tutto può avvenire. Quando diciamo, vai a raggiungere i corpi infinitesimamente piccoli come i quark e altro, c'hai questa... Che sono una produzione mentale. No, ma soprattutto... Tant'è vero che oggi si parla di buchi neri, di buchi bianchi. C'è una... Poi dopo ti racconto un'altra cosa. E quindi niente, ci ritroviamo a dover fare conti con delle diciamo impossibilità che diventano possibili alla faccia del signor Piero Angela e figlio, e che nella nostra dimensione temporale e spaziale, in quella precedente, non potevano essere possibili, ma magari nel frattempo, senza che ce ne accorgiamo, vediamo tutti traslati in una nuova dimensione dove è possibile per l'acqua prendere fuoco, per esempio. Ed è possibile, non è immaginabile con le nostre esperienze e la nostra fisica attuale, ma potrebbe essere possibile. È tutto possibile in natura. Vai. L'Apollo 11 è atterrato sulla Luna 2 mesi dopo i bombardamenti illegali in Cambogia. Ah, lo vedi? Non l'avevo letto. Cazzo di Buddha! Ordinati da Nixon. Oh, ma siamo veramente dei valticini noi. E il programma Apollo è cessato poco dopo che le ultime unità americane hanno lasciato il Vietnam. Sono sensitivo. Mentre gli Stati Uniti d'America assassinavano migliaia di vietnamiti, bruciavano ettari dopo ettari di foreste vergini e avvelenavano la terra. La gente orange, ricordiamoci. E avvelenavano la terra con pesticidi. Cazzo. Si chiama glifosato. Glifosato. Io non Oggi posso mangiare il pane non per il glutine, ma perché è immerso in una merda di glifosato. Glifosato della Monsanto, la quale Monsanto ha comprato tutti per rendere commerciabile. È stato acquistata dalla Bayer. E il mediatore di questo acquisto è l'attuale presidente della Repubblica Francese. Diciamo bene queste cose, le abbiamo già dette e le dobbiamo ripetere. Io ho la netta sensazione che arriviamo al momento apice dei tempi. Non ci arriviamo. Stiamo arrivando al momento dei tempi. In cui tutte le varie diaspore che abbiamo visto in questi ultimi 20-30 anni si ricollegano tra di loro e creeranno una nuova realtà. Vabbè, cercavano allo stesso tempo di affascinare, o meglio ipnotizzare, il mondo con una conquista. Eccolo lì! Ce l'ho qui. Ma non l'ho letto io! Ve lo so, va bene, ma insomma ci vuole poco a capirlo. Ma avremmo potuto parlare di qualunque altra cosa, ma invece parliamo proprio di questo, di quello che ho detto io poco fa. Incredibile. A dire il vero, nel 1972 la gente era un po' stanca. Nonostante l'arrivo della televisione a colori, l'aggiunta di qualche simpatico gadget come il Moon Buggy, una suspense raddoppiata dalla durata delle missioni, 72 ore sulla Luna per l'Apollo 17, e l'introduzione di gag come il canguro che salta di Eugenio Cernan, l'entusiasmo del pubblico era svanito. Qualcuno si è anche grattato la testa. Gli astronauti non avevano niente di meglio da fare sulla Luna che piantare la bandiera americana e raccogliere pietre, 380 kg, tutte le missioni Apollo messe insieme. Non venite mai... dove cazzo l'hanno messo? No, stai sentendo quello che hanno detto.
non venite mai sulla luna senza un martello. No, ma io vengo e te lo do sui coglioni. Mamma mia. Ha scherzato Alan Bean dell'Apollo 12 davanti alla telecamera. Perché invece non avevano portato un telescopio per osservare le stelle, per esempio? Le stelle. Quali stelle? Non ricordo di averne visto nessuno, riferì Michael Collins in una conferenza stampa il 15 luglio 1969. In seguito ha considerato di guardare il cielo solo per scoprire che, visto dallo spazio, il cielo era totalmente nero. Un immenso cielo di velluto nero. Totalmente nero, nelle parole di Edgar Mitchell. Non è vero, non è possibile, perché se arriva una emissione di luce... Ma non lo sai se arriva, non si è mai sta. Nelle parole di Edgar Mitchell, il sesto uomo sulla Luna. Si stava facendo buio. Scusa, com'è possibile che il telescopio, quello in orbita, riceve tutte le radiazioni e i vari livelli di radiazione? Ma noi le possiamo vivere come radiazioni luminose, mentre realtà... ci sono le foto, e lì le foto fanno vedere l'infinità delle stelle, addirittura è stato mandato in orbita geostazionaria proprio perché c'è una visibilità che ormai sul... nell'ambito sì, del terrestre ma non c'è più. Queste cose non le sappiamo. Come non le sappiamo? Le sappiamo sì. Allora, sentiamo quello che dice. Si stava facendo buio, era giunto il momento di calare il sipario. I nostri gloriosi astronauti lasciarono definitivamente la Luna il 14 dicembre 1972, perché dovevano lasciare lo spazio al buon Gesù che stava per arrivare. Con l'ultimo carico di preziosi ciottoli rumari, 115 kg. Ecco le immagini autentiche di questo famoso ultimo decollo, riprese da una telecamera telecomandata di Houston. No, nessuno è rimasto sulla Luna. Devi crederci per vederlo. In basso a destra, lo stesso studio superiore del modulo, stadio superiore del modulo lunare, dell'Apollo 17 in cartapesta, con il suo portello di pressurizzazione in cartone, fotografato da Ronald Evans dal modulo di comando in orbita attorno alla Luna. A sinistra questo modulo di comando fotografato dal modulo lunare, da quale finestra? Prima dell'aggancio dei due moduli. E poi su questo noi la chiudiamo, perché il nostro interesse è un altro. Una volta attraccati i due moduli, Harrison Smith e Gene Cernan attraverseranno la capsula conica del modulo di comando e quest'ultimo si dirigerà verso la Terra. Arrivata tre giorni dopo nell'atmosfera terrestre, la capsula si staccherà dal resto del modulo e cadrà in caduta libera, come un meteorite, prima di essere rallentata da tre paracadute. 50 anni dopo continuiamo a grattarci la testa e sempre più energicamente. Perché l'exploit non è mai stato replicato? Lo scetticismo sulle missioni Apollo esplose intorno al 40° anniversario, quando su YouTube si diffusero analisi critiche di filmati e foto della NASA in Gran Bretagna. Che guarda caso si sono persi tutto. Sì, sempre. Tu ti perdi sempre tutto, no? Come i famosi diari di Mussolini, li ha persi Mussolini. E qui non c'è più. L'agenda rossa. L'agenda rossa, la storia dell'agenda rossa è stata ampiamente narrata, eh? Non l'agenda rossa di Mussolini, l'agenda rossa... Hai fatto? L'agenda rossa di... Borsellino. Hai finito? Sì. Chiudo e ne facciamo un altro. Va bene.